Buongiorno e bentornati nel mio canale. Come state? Allora, oggi è lunedì 1 febbraio, sono all'incirca le 12:30. Io sono stata a fare la spesa all'Ipercoop perché c'erano tante offerte al 30, 40, 50% su molte marche. Difatti ho preso veramente tante cosine, sono contenta. Ho speso in tutto 175,86 euro ed è un programma che va per almeno 2 settimane, scusate, e ora ve lo leggo. Ho preso la mia agenda, innanzitutto vorrei farvela vedere, mamma che agenda, e credetemi è veramente bellissima. Io l'ho ordinata verso fine dicembre e mi è arrivata il 21 gennaio, ci ha messo un po', Però insomma è arrivata, l'ho pagata all'incirca 15 euro e si presenta così. Credetemi che è veramente molto carina perché è studiata innanzitutto da una donna, quindi non che insomma una donna la faccia meglio rispetto a un uomo, però ha veramente calcolato molto bene tutte le spese che bisogna affrontare in un mese. Come vedete, ha messo anche per fare i pranzi e le cene, quindi il menù, la lista per la spesa della settimana. Veramente l'ha pensata benissimo perché vedete, poi ha messo per le scadenze, i compleanni, per la manutenzione dell'auto, la famiglia, insomma, il calendario scolastico. C'è veramente la possibilità di scrivere tanto. In più non è datata. E quindi potete iniziarla quando volete, insomma, io l'ho iniziata a gennaio e concluderò con dicembre. Eccoci qua. Allora, io vi leggo in velocità il mio programma. Come sempre vi ricordo che per i pranzi non me li segno. Infatti io qui ho non me li segno perché siamo io e mia suocera, e quindi diciamo che variamo con magari il riso, il brodo, la pastina, a volte insomma la pasta o la pasta fresca col pesto, insomma non ho esigenza di segnarmelo perché comunque siamo solo io e lei. Mentre allora lunedì per cena ho messo carne con verdure. Io mi segno carne, poi in base alle offerte che trovo al supermercato acquisto. Menù per il martedì sera: le uova, che può essere frittata, strapazzate, sode, può essere il rotolo di frittata, dipende, con il minestrone. Mercoledì la pasta con la carne trita e il broccolo, che è piaciuto un sacco, e la besciamella fatta in casa. Giovedì sera la piadina con l'affettato e dell'insalata. Venerdì pesce fresco con patatine fritte. Il sabato ho segnato carne, quindi poi in base a quello che trovo, stesso discorso del lunedì, e domenica sera la pizza fatta in casa. E come vi dicevo prima, questo menù è pensato su 2 settimane. Quindi ho speso 175 euro, ma all'interno ci sono anche prodotti per le pulizie, per l'igiene e anche pannolini per l'arrivo dei twins. Prima di iniziare con la spesa vi faccio vedere quello che ho preso alla SME. Allora, ho preso un giochino per Alex che ho trovato in offerta a 10,90 euro. Lui adora ovviamente questi tipi di macchinine telecomandate. E poi ho acquistato per i gemellini in arrivo lo sterilizzatore, quello 2 in 1 della Kikko, pagato 24,90 euro. Allora, devo dire che ci ho messo veramente tanto a scegliere perché ero indecisa se acquistare il 3 in 1 o il 2 in 1. Il 3 in 1 alla SME costa 40 euro, quindi 15 euro in più, e la differenza è che si può mettere nel microonde, mentre il 2 in 1 non si può. Capienza uguale. Un'altra differenza: allora, in 5 minuti li lava. Hanno lo stesso contenitore, quindi vanno gli stessi biberon, e invece nel 3 in 1 è digitale. Vedete qui l'accensione è digitale, ha il programma Eco che fa risparmiare qualcosina, però io ho preferito acquistare questo. Ho preferito la Kikko perché con Alex mi ero trovata molto bene con i biberon della Step Up. E credo insomma proprio che userò anche quelli per i gemellini. E quindi mi sono orientata su questo. Bene, adesso iniziamo la spesa.
Allora, ho acquistato i pannolini, quelli proprio newborn, peso 2,5 della Crescendo Coop, pagati 4,50 euro, all'interno sono 28 pezzi. Io sto guardando molto le offerte anche online, ma devo dire che col marchio Coop è quello per il momento un po' più a risparmio. Poi sicuramente acquisterò anche qualcosina della Pampers, ma sto aspettando, diciamo, delle buone promozioni. Scusate il fiatone, ma insomma ormai ce l'ho fisso. Allora, olio di semi 1,15 euro, aceto per le pulizie 65 centesimi, in offertissima, come vi dicevo, marchi 30-40-50% su molte marche, tra cui la Mulino Bianco, 81 centesimi per le macine, che tra l'altro adoro. I Wuster soliti per la pizza, 78 centesimi. Metà prezzo anche il pesto, 72 centesimi. L'olio marchio Coop, 3,99 euro. Tipo muesli della Gran Cereali, pagati 1,99 euro, anche questo sotto costo. Anche questi sotto costo, mi pare 64 centesimi, Ringo, che adora Alex. Poi il solito caffè espresso, 1,39 euro a pacchetto. Metà prezzo anche il pan bauletto, 46 centesimi. 1,29 euro la pancetta. Il dado della Knorr, 1,07 euro. Ho preso questo perché lo Star veniva un po' di più. Poi ho preso un po' di pasta. 1, 2, 3. 4, 5, quindi ho preso 5 pacchi di pasta a 38 centesimi l'uno, ed è veramente buona. 2 pacchetti di pastina, sempre a 38 centesimi l'uno. Un'altra confezione di pesto, 72 centesimi. Ho trovato l'offerta sul formaggio grattugiato, mezzo chilo, non è questo il prezzo, ma è passato a 3,46 euro, quindi ottimo. Mi è venuta voglia di fare le tisane, quindi semplice bustine di tè al limone, 1,66 euro, l'ho trovato un po' caro, però vabbè. Fettine per i toast, sottilette, 1,49 euro. La Bonomelli, perché mio figlio le altre non le beve, e anche se io magari gli dico che è Bonomelli, lui si accorge, quindi si vede che evidentemente proprio si sente la differenza. Comunque 1,19 euro. Fagioli cannellini, 47 centesimi, e 1, 2, 3 e 4 soliti yogurt caduto magro, 64 centesimi a pacchetto. Ho preso le solite crocchette per il cane e il gatto, 4,20 euro mi sembra. 3 casse di guizza naturale, pagate 17 centesimi a bottiglia. Poi mozzarella per pizza, 1,70 euro. Simil Galbanino, 1,59 euro. La Crescenza, 1,08 euro. Un altro pacchetto di Wuster, 78 centesimi. Le olive, 50 centesimi. Poi ho preso questo chilo e mezzo di carne trita, con la quale farò minimo 2 ricette sicuramente. 6,20 euro, è veramente buona, l'ho provata, l'ho anche acquistata precedentemente a metà prezzo, e credetemi, conviene ed è ottima. Ho poi preso il filetto di persico, il pesce fresco, 8,14 euro, quasi un chilo, quindi ottimo. Il burro, 1,49 euro. Ho preso 2 buste di spinaci da 1 kg l'uno, 1,75 euro l'uno, e qua c'è l'altra busta, quindi ottimo. 1 kg di patatine da fare fritte, 1,09 euro.
ho preso il minestrone, 1 chilo, 1 euro 14. Ho preso 1 chilo di piselli, 1 euro 49. E poi ho preso, che le farò stasera perché sono veramente belle, le bracciole di coppa. Sono 1,5 chili per 10,57 euro. Quindi ottimo anche questo. Un'altra busta è andata. Poi le mie amate arance per le spremutine, 3 chili, 2,97 euro. Ottimo veramente. C'erano in offerta le Melinda, 4 mele, 1,77 euro. Quindi ottimo, sono 750 grammi. Una rete di limoni, 1,99 euro, che ultimamente uso veramente tanto. 2 pacchi di uova a 1,69 euro l'uno. Stavo dimenticando. 4 litri di latte a 69 centesimi l'uno. Ho poi preso le schiacciatine, 6 monoporzioni, per cambiare un po' le merende di mio figlio anche per la scuola, perché si è un po' stufato del toast. 1,21 euro, quindi ottimo prezzo secondo me. Iringo monoporzione sempre per mio figlio, anche questo scontato al 50% sulle grandi marche, quindi 1,19 euro mi sembra, sì, una cosa del genere. Poi ho preso le banane, anche questo 99 centesimi al chilo, ho preso 1 chilo e 150, 1,14 euro. Solite cipolline 99 centesimi, 2,20 euro i kiwi, le piadine, 5 piadine 89 centesimi, perché non sempre ho voglia di farle io, sono sincera. Poi ho preso il radicchio Milano, 1,52 euro per 750 grammi. La pasta fresca, 89 centesimi l'una, che faccio di solito col pesto. Un altro pacchettino di fagioli cannellini, 2,20 euro in offerta, 3 kg di patate. Un'altra bustona. Bene, un'altra bustona da 3 kg di arance, 2,97 euro. Speriamo di non aver fatto danni. Ho preso 2 bustine di cubetti di grana, 2,60 euro l'uno per 300 grammi l'uno, quindi secondo me un ottimo prezzo. Ho preso queste olive condite con un po' di tutto, c'è dentro aceto, spezie, insomma la passione del mio compagno, 1,99 euro, scontato da 3,98 euro. I mandarini, 1 chilo 1,98 euro. Poi ho preso le solite 8 briochine, 1,33 euro, sono veramente buone. Le carote, stavolta ho trovato il vassoio piccolo da 750 grammi, 1,10 euro, un tantino carette. Salame, 1,19 euro, prosciutto cotto, 1,39 euro, 1,20 euro le fettine di Edamer che uso per fare i panini a mio compagno. In super offerta 1,99 euro, non 3,99 euro, il crudo della Rovagnati che io adoro. Lo scotch per mio figlio, 95 centesimi. Maionese Calvè, 1,55 euro. 3 lattine di polpa di pomodoro, 1,24 euro. 99 centesimi la mortadella Rovagnati. 2,40 euro l'uno gli hamburger. Lo zucchero, 65 centesimi. In offerta 1,77 euro mi sembra, 3 mozzarelle della Granarolo,
ho poi preso le zucchine, quasi un chilo, 2,83 euro, oggi non erano molto in offerta. Poi ho preso due melanzane belle grandi, 2,46 euro, difatti sono quasi, aiuto, quasi un chilo. E infine una bella busta di cetrioli, 1,3 kg per 2,55 euro. Ultima busta, i biscottini per cookie, 1,66 euro. A 59 centesimi, quindi prezzo super, sempre per quelle promozioni che vi dicevo, dentifricio Colgate. Ho acquistato a 3,09 euro, anche questo qui scontato al 50%, la tinta per me senza ammoniaca, perché in gravidanza posso farla solo così. 99 centesimi il pacco doppio degli spazzolini della Colgate. Detergente intimo, 1,33 euro mi sembra, marchio Coop, ottimo. 88 centesimi bagno schiuma marchio Coop, 500 ml. 1,33 euro i sacchi dell'immondizia. Poi, invece di acquistare il Mon Amour solito, ho voluto cambiare per prendere questo Vernel, in offerta 1,52 euro l'uno. Questo qui lo adoro, sa tantissimo di cocco, quindi ovviamente vi deve piacere il cocco. A me piace un sacco e quindi ho detto così, per cambiare, anche se Mon Amour resta il numero uno. Poi ho acquistato l'alluminio, 88 centesimi. La carta forno, 66 centesimi. Questo spray disinfettante in offerta a 1 euro, quindi prezzo super, non vedo l'ora di provarlo, lo userò sicuramente in bagno. E poi ho voluto provare, vabbè, era più sotto. Allora, il solito detergente per i pavimenti marchio Coop, 1,25 euro, veramente buono, il mio preferito. Poi in offerta a 54 centesimi sapone per le mani, anche questo solito discorso, 50% sulle grandi firme. Ho poi preso, non l'ho mai provato, shampoo e balsamo, sentiamo il profumo, buonissimo, vedo l'ora di provarlo. Per me, per i capelli, 1,08 euro, 1,18 euro l'uno, quindi prezzo super. Non avevo voglia di andare alle Sirene Blu o al Tigotà, perché comunque non mi servivano tanti detersivi, ho preso solo questo e questo qua, perché comunque avevo fatto una bella scorta a dicembre, difatti sto ancora finendo quella lì, compro giusto l'indispensabile e quindi ho detto lo compro là, proviamo. Di solito prendo effetto lisciante, stavolta ho voluto cambiare. Per mio figlio il bagno doccia, quindi gel doccia, 99 centesimi. Le buste, quelle più grosse nere, 1,39 euro mi sembra, sono dentro 10. La carta igienica in offerta Foxy, 1,77 euro, 6 rotoli, ma un rotolo dura almeno 2 giorni, quindi qua un 10 giorni abbondanti li facciamo. Scottex, della marca Scottex, 1,29 euro. E basta, io ho finito. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina e a seguirmi anche su Instagram. Io sono Adriana Channel YB. Io ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao!